questo è un lungometraggio a episodi come si faceva anni fa. E anche questa è una tradizione che un po' si è persa, quindi mi piace andare a recuperare le cose, no? Si va sempre avanti, no? Poi la moda, se tu ci pensi, è ciclica, quindi poi Esatto. ritorni anche indietro. Quindi ritornare indietro per rielaborarla e mostrare qualcosa di diverso. Quindi un film a episodi, e la mia grande emozione è lavorare con un Blasco Giurato, che è un direttore della fotografia fantastico, con Milena Vukotic, che l'ho scritto pensando a lei, e questo il mio episodio, L'amore nonostante tutto, che fa parte di Selfie Mania Movie, l'ho scritto, ci tengo a sottolinearli, l'ho cosceneggiato con un grandissimo sceneggiatore e regista che è Giancarlo Scarcilli. Nella nostra storia c'è Milena Vukotic che vuole diventare un influencer di cucina giapponese, in qualche modo lo è diventata perché si compra i like e follower e quindi è molto superba in tutto quello che fa, perché comunque. E il marito, che invece è avaro, è molto arrabbiato con lei perché usa i soldi, le sue cose, non è che usa i suoi gioielli, usa i soldi del marito, si vende i quadri, si vende le cose di lui per potersi comprare i followers e i like. Quando farà l'incidente, boom, ci sarà proprio un'esplosione di like e di quant'altro, per cui lei sarà entusiasma e contentissima e dichiarerà al marito questo. Quindi noi facciamo vedere anche come l'uso del telefonino può essere veramente pericoloso, perché sono veramente tante le cause di morte o di incidenti a causa di selfie. Madame Letizia è una cosiddetta blogger, è una signora un po' snob, molto sicura di sé e che fa soffrire il marito, lo fa diventare matto perché ormai è completamente dipendente dal telefonino, dal cellulare, dalle vendite e dai selfie che lei pratica tutta la giornata, fa tutto praticamente col telefonino, tanto da sacrificare anche i rapporti con la figlia, con il marito, con la vita in generale. Lei vive in funzione di questo aggeggio che il marito chiama infernale. Un uomo che è molto diverso da me, nel senso che è molto tirchio. Io invece sono sempre quello che dà via tutto, mantengo due canili, cerco di dividere quello che ho con gli altri che sono vicino a me, quindi completamente diverso. Però esistono anche questi personaggi, uno che di quelli tirchi che pensa solo ai soldi, che i soldi sono la cosa più È importante. stato impegnativo interpretare questo ruolo? Sì, è stato molto impegnativo, ma anche molto bello perché ho cercato di prenderlo come un gioco, ma il fatto di dover maneggiare questo telefonino e giocarci, se era possibile, è stato un lavoro comunque bellissimo perché l'incontro con questa troupe e con Elisabetta Pellini, che è la nostra regista, è stato veramente un immenso piacere, immenso. Progetto importante perché credo che un film a episodi, con vari episodi girati, uno in Inghilterra con attori inglesi, uno in Russia con attori russi, in Germania, in Austria, sia bello il fatto di unire vari tipi di attori, vari tipi di mentalità e vari tipi di costume. In Italia siamo io e Milena Vukotis, un'attrice meravigliosa. Ed è bello che ci sia in un film ci siano tanti attori diversi, tanti modi di vivere diversi, tutti accomunati da questa nuova mania che è il selfie. Siamo cinema da tanti anni e venire qui a Santo Stefano e trovare una comunità accogliente, una facilità nel girare, perché poi non è semplice, il cinema normalmente dà fastidio. Anche noi abbiamo pensato a un progetto differente, ossia non volevamo fare il solito progetto dove il cinema arriva, utilizza, va via, quindi abbiamo fatto incontri con le scuole per raccontare quello che è il mestiere del cinema, incontri con i ragazzi per cercare di dirgli quello che cercheremo di fare nei prossimi anni e quanto è più facile far cinema. Abbiamo cercato di creare tutte quelle novità che potevano essere attraenti rispetto a un rapporto territorio-cinema-turismo, perché questo
è fatto per anni il presidente della Commissione Turismo e Cultura della Regione Lazio, e devo dire che uno dei miei pallini prima di iniziare a far cinema era quello sviluppo del turismo e il territorio attraverso il cinema, che forse è il mezzo più semplice per arrivare da tutte le parti. Il film Settimania è una coproduzione internazionale, quindi ci sono altri episodi girati all'estero e avrà una diffusione in più realtà europee. Noi abbiamo voluto mettere a disposizione del cast di Settimania questo straordinario set a cielo aperto che è rappresentato dalla città di Santo Stefano di Camastra, e senza dubbio, se l'abbiamo voluto fare, l'abbiamo voluto fare perché attraverso il cinema è possibile pubblicizzare il nostro grande patrimonio di bellezze artistiche, artigianali e paesaggistiche. Sono stati giorni di festa per Santo Stefano, perché diciamo che è la mia vera prima esperienza cinematografica di un certo livello, con una produzione che ha portato qui soltanto di tecnici, produzione, più di quasi 40 persone, e poi due attori importanti che sono Andrea Roncato e Milena Vukotic, che sono veramente due persone eccezionali al di là di ogni cosa, e una regista che è veramente una persona preparata e per bene, oltre che brava. E Santo Stefano li ha accolti a braccia aperte, sono stati accolti da tutti, sono rimasti impressionati da questo abbraccio che la comunità stefanese ha donato loro quando sono arrivati. Giorno 8, per esempio, che hanno girato per le vie del paese, è stata una giornata di festa indescrivibile. Beh, è stata grandiosa, è stata un'esperienza, non mi aspettavo, sapevo che in Sicilia c'è sempre così una solarità e una ospitalità eccezionale. Devo dire che qui, siccome è un luogo più piccolo, ho potuto provare ancora con maggiore, più da vicino, questa meravigliosa natura delle persone, dell'ospitalità e del modo di vivere, e poi della bellezza. Qua oltretutto è un posto dove ci sono delle ceramiche meravigliose. Vado in un bar, c'è una ceramica, me la regalano. Vado in un posto dove fanno dell'olio buonissimo, mi danno una bottiglia d'olio. Quindi la generosità dei siciliani è veramente proverbiale. E mi sono sentito trattato meglio che a casa mia. In Sicilia se ne parla sempre che sia mafia o che siano cose negative, invece no, la Sicilia è bellissima, i siciliani sono generosi, i siciliani sono meravigliosi, i siciliani ti aprono il cuore, i siciliani ti danno l'anima, e quindi facciamola vedere questa cosa. Certo, c'è anche quell'altra componente, ma all'estero, visto che questo è un film con produzioni estere che andrà sicuramente in Russia, in Austria, in Inghilterra e probabilmente in un altro paese, perché manca un altro piccolo episodio, perché tutti gli episodi hanno minutaggi differenti. È fondamentale che arrivi un'idea dell'Italia, perché noi con questo episodio girato a Santo Stefano rappresentiamo l'Italia.